Ed ecco la nostra Repubblica Pirata, gente. Siamo ricchi e liberi e ben lontani da re, clero e riscossori di debiti. Quasi 500 uomini sono affiliati ai Fratelli della Costa a Nassau. Un bel numero. Vero. Un bel numero, eppure ci mancano difese. Se il re attaccasse la città, la schiaccerebbe. Allora cerchiamo l'osservatorio. Se fa quello che dicono i Templari, saremo imbattibili. Ancora quella storia, Kenway. È una favola per bambini. Intendo delle vere difese. Rubare un galeone e puntare i cannoni da un lato. Sarebbe un'ottima decorazione per il nostro porto. Non sarà così facile rubare un galeone spagnolo. Ne avete mai visto uno? Sì, certo. Ve lo mostrerò. È un vero elefante, sì. Grosso e lento. Non è male. L'hai fregata agli spagnoli, vero? Già, nel mezzo di un uragano. Prima che la flotta del tesoro si arenasse sulla costa. Il suo carico era ricco quanto si dice in giro? Mille volte tanto. Dico che almeno 1 milione di sterline ha affondato quel giorno. Un uragano divino! Potremmo fare un tuffo in zona. Vedere che si può recuperare. Ripulire i relitti sarebbe una piacevole novità per noi. Niente più azioni violente contro mercanti o roba simile. Già, sono parole da rammollito per un vero pirata. Ma se capita, ci sto di sicuro. Teniamo in serbo le sciabole per la marina. E per chiunque ci sbarra la strada. Alla via, così! Chissà cosa ci aspetta là avanti. Sarà come scrutare in una cascata. Non fatevela sotto, gente. Ci penso io. Pronto tempo in vista, capitano! Il fuoco cerca le pentole, dov'è? Chiederò di portare altra pesce. Chiudete gabbie e controvelaci! È nave mostruosa! Guardate, è enorme! Già! Ora non abbiamo alcuna speranza contro di lei. Mi hai sentito, Kenway? Resta a distanza! Colpiremo al momento opportuno. Quando calerà la notte, sì, potrebbe essere. Chiudete gabbie e controvelaci!
Terzarolate i trevi di prua! Mettete al vento ogni lenzuolo che c'è! Aprite tutte le vele che abbiamo! Terzarolate gabbie e velacci! Pesate le drizze alte di maestra! Vele tutte aperte! Andiamo via dal vento! Via le gabbie di mezzana! Via dalle raffiche! Chiudete i velacci! Via, via! Charles Vane è sempre più imprudente. Una vecchia conoscenza? Non lo definirei un amico. Ma facciamo questo mestiere da così tanto che non posso che rispettare quell'uomo. Guarda, Edward! Mortai! Piegate e cazzate! Piegate i trevi, mezze vele! Su, salite! Via tutte le vele! Calate le vele, giurma! Edward, mortai! Lasciate solo i trevi! Charles Vane che se la sfigna con la coda fra le gambe. Tanto meglio per noi, maledetti bastardi! Abbiamo questa storia in fretta. Scordati del galeone e affonda questi cucanaso! Fuoco! Voglia fuoco! Fuoco! Giù dai pesci! E vanno giù! Pronti al fuoco! Avevate voglia di fuoco! Nuotare? Fuoco! Cazzino, preparatevi! Giù, il nemico spara! Fuoco! Aprite le vele! Fuoco! Giù, dai pesci! Mano alle drizze, via dal becco! Aprite i trevi! Fuoco! 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 Riducete le vele, forza! Fa rotta verso quell'isola. Conosco il posto. Una roccaforte naturale usata da un francese di nome Ducasse.
Julian Ducasse, il Templare. Proprio lui. Non sapevo del titolo. Lo conosco. E se vedrà la mia nave la riconoscerà, l'ha vista a L'Avana. Si chiederebbe chi è il suo capitano. Non posso rischiare. E non voglio perdere quel galeone. Pensiamoci bene. Potremmo aspettare la notte per abbordarlo. Turno del capitano. Aprite i trevi, muoversi! Spiegate tutte le vele!